E salve a tutti gente, bentornati qui a un nuovo episodio di Blank Dream. Oh, dunque, cosa avevamo fatto nella scorsa parte? Non me lo ricordo proprio di preciso. Speriamo che non sia nulla di grave. Allora, eravamo venuti qua. Abbiamo tre robe rotte. Ah, da qui usciamo. Ok, va bene, d'accordo, scusatemi, non mi ricordo più niente. Allora, io tenterei... Eravamo morti, se non mi sbaglio. È troppo... Ok, è troppo buia. E avevamo questa qua per l'appunto. Un altro fottuto esempio di quanto sia difficile. Giustamente. Fa... E quanto sia anche sadico il nostro caro, la nostra o il nostro caro vecchio coso. Dunque, quanto ci mette a passare? Ah, ecco qua. Ci impiega un bel po' però a fare il passaggio noto, eh. Merda, merda, lascia, levati dai coglioni, maledetta. Ce ne vorrà di tempo, ragazzi, me lo sento. Allora, da quanto ho potuto notare, qui quella non passa. Dunque, io, teoricamente, c'è una statua della Vergine Maria, probabilmente, e ho bisogno di una combinazione. Merda. Fammi indovinare, proprio... Non è successo niente, direi. È proprio davanti a una porta. Quello che mi preoccupa è che se qualcosa mi vede, io perdo tutto. Ma quanto non ne sa di quello sviluppatore o la sviluppatore o come cacchio si chiama? Cioè, davvero, di questo gioco ci sono veramente degli stalker allucinanti come fantasmi e robe varie. Quindi, proviamo. Oh, che holy mover 10-20. Ho letto bene? 10-20. Allora, vediamo se è giusto. 20. E perché devo leggere anche velocemente, capito? Non è che si ferma il tempo se io... Passa, maledetto. Oh, ho trovato un animaletto di pezza. Che cosa significa tutto questo? Carino, un corno. Non c'è niente qua, vero? 9, 5. Aiuto, aiuto. No, no, non mi deve vedere, non mi deve vedere, non mi deve vedere, non mi deve vedere, non mi deve vedere. Ah. Il giorno più importante della Sacra Madre? Non credo che sia quando il cane muore. Allora, credo di aver trovato tutte le date. Proviamo a vedere cosa succede. Allora, vediamo se 12.08. Proviamo. Non decade niente, riproviamo. Abbiamo detto che quindi 004, no, piano 428. Niente succede. Ma c'è qualcosa che non va secondo me. Vediamo. 06. Sto andando molto a caso per un problema. Sì. Sì, abbiamo azzeccato. La statua della Santa Madre è caduta nelle oscurità. Forse è solo stata sempre un'illusione. Ora entriamo in quella porta immediatamente perché ho paura.
Oh, cazzo. Vabbè, pieno di spazzatura e robe varie. Fig per un secondo che voglio dare un'occhiata qua in giro. Prendiamolo, che dobbiamo fare, ragazzi? Meshiro tocca il libro. Facendo attenzione a non toccare le altre pile di Jax. Abbiamo i fiammiferi. Ah, per accendere la lanterna. Giustamente. Potrei utilizzare i fiammiferi. Vediamo se posso utilizzarli. No, lasciamo stare No, eh? Beh, non mi sembra che ci sia altro qui, quindi forse è il caso di andare di là, sperando che non ci uccida. Ti prego, fa che non ci uccida. Ok, sono ritornata qua. Immagino di dover fare qualcosa qui interno se non funziona niente. Immagino di dover usare la lanterna in qualche modo. Quindi, signora lanterna, per cortesia. Cara e vecchia lanterna. Dov'è la lanterna? Ah, ecco qua. Lanterna. Lanterna. Allora, qui dice che ci sono soltanto oscurità, però ci deve essere un modo, perché se no mi ucciderebbe, no? Se io entrassi qua. Sentite, proviamo, forse ho un'idea. No, non dirmi che è così che... Non ci credo. Ti prego, fa che basti. Perché sei ancora in giro mi incazzo, eh? Via di qua, per l'amor di Dio. Meno male. Dai, ragazzi, abbiamo capito subito come fare. Allora, qui manca. C'è una fessura, una cosa all'interno dei. Che è innaturale. Questo mattone. E quindi? E tu, quindi? Niente? Usa questo, no? Ah, non funziona. Ok, va bene, d'accordo. Allora niente. Dobbiamo cercare di capire che cosa dobbiamo fare. Sentite, proviamo a capire cosa cacchio sta succedendo in questo labirinto. Seguiamo queste tracce. Vai, qua. Effettivamente l'unica che non ho provato è quella di tornare indietro. E infatti, mannaggia me, mannaggia me. C'è praticamente, c'è un libro blu all'interno, prendilo. Ok, io vado a salvare per sicurezza. Le statue in questo bellissimo reame sono molto pericolose, a quanto abbiamo potuto vedere. Ok, mettiamoci dentro il libro blu. Allora. Ah! Merda, merda, merda! Lo sapevo che c'era quella dannata maledettissima statua. Ok, siete pronti? Entriamo nella stanza, semplicemente, immagino. Tanto così, tanto così. Immagino di poter entrare adesso, no? Però c'è una cosa che volevo fare prima, è trovare lo specchio di quegli altri. Ok,
Non mi va. Non credo che ci sia, perché qui continua a esserci. Allora, qua c'è una sottospecie di qualcosa. E qui ci sono delle scale, due scale per la precisione. In qualche modo ci devo entrare. C'è una crepa qua, non saprei. Magari devo fare. Devo toccare. Sì, la madre Teresa di Calcutta. Sì, vabbè. Non credo che sia qua allora. Entriamo quindi là dentro. Ho un po' paura, però ci passo comunque. Oh, merda. Merda. Merdula. Merda. Se vado lì immagino che muoio, no? Eh sì. C'è una leva sul muro. Pull lever. Hai sentito un suono vicino? Adesso verrò tipo infilzata a morte. Oddio, ho avuto un culo della Madonna, non ci posso credere. Niente? Ho aperta questa. Ok, va bene. Vedo un diario. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Un vecchio libro è adagiato sopra la scrivania. O comodino. Prendilo. Dai una veloce occhiata al libro. Sembra essere un manuale per usare le lampade. Oh! Mishiro ha imparato come utilizzare la sua lanterna. Non so come fare. Perfetto, ora che lo sappiamo possiamo uscire gentilmente senza essere uccisi da qualcuno, per cortesia. Meno male. Ok, grazie. E dato che abbiamo imparato come utilizzare la lanterna, vorrei ritornare qua dentro nel reame dell'amore per cercare gli specchi delle altre persone. Perché lo voglio fare? Perché, allora, voi direte, ma così non trovi gli altri finali. Ok, questo è vero, posso essere sincera, è vero. Però è la mia partita e vorrei cercare di riuscire a trovare il finale che desidero io. Cioè quello migliore in realtà. Quindi proviamo. Casomai, se devo rifarmelo tutto da capo, non è un problema. Andiamo avanti. Ok, ora che sappiamo come utilizzare una lanterna che utilizzavamo già prima, possiamo vedere cosa c'è da queste parti. Oh santo cielo, perché? Perché no, perché? Questo posto fa troppo paura. Dove siamo? Dove cavolo siamo? No, vi prego, non riesco a capire dove siamo. Ci perderemo. C'è una scritta? Oh, spiega come arrivare. Sopra a sinistra. Sopra a sinistra. Poi, sopra a sinistra, sulla destra. Poi, in basso a sinistra, sulla sinistra. Immagino... Ok, ho capito. Allora, sotto, sulla sinistra. La sinistra è di qua, quindi per forza questo qui. Ti prego, dimmi che ho fatto giusto. Sì! Oh, perfetto, salviamo. Molto bene, sono contentissima. Vediamo di chi è questo prossimo. Oh, è di Yuzu. È il riflesso di Yuzu. Molto bene, ne sono contenta. Bene, Yuzu. Un altro dei miei specchi. Wow, l'hai scoperto in pochissimo tempo. Fammi vedere la giusta via. Se andremo insieme non mi spaventeranno questi reami. L'hai già detto l'ultima volta. Andiamo. Speriamo non succeda qualcosa di veramente spaventoso. Vieni Yuzu con me. Allora, non vorrei sbagliarmi di nuovo, questa volta salviamo, perché giustamente.
Allora, dobbiamo andare a destra e andare a sinistra, giusto? Non mi ricordo più. Oddio, scusate. Ok, rieccoci qua con un altro pezzo delle memorie di Yuzu. Ok, vediamo un po'. Vai, Yuzu. Allora, lo specchio riflette Yuzu. Ok. Penso di sapere come utilizzare questo adesso. Questo specchio mi rivelerà il mio passato, le mie memorie. Sai, io sono sicura che sto pensando che vedere, che sicuramente, sto pensando che sicuramente vedere queste memorie con qualcuno, abbia qualcosa a che fare con il mio desiderio, comunque mi aiuterà a risolvere il mio desiderio. Se guardo nello specchio, forse mi dirà il mio desiderio. Sono così eccitata, ma sono anche un po' spaventata allo stesso tempo. Visto come hai reagito nell'ultimo, direi di sì. 7 anni fa, Mirror Lake, lago? Allora, non so precisamente cosa significhi sunset, ma credo soleggiato, comunque carino, piacevolmente soleggiato, non è vero, Utsuru? Ah, ci hai provato alla fine con lei, eh? Ci hai provato. Vabbè. Ah, scusatemi, Sunset, credo che stia per il tramonto. Sunset è... Allora, il tramonto è l'ora delle streghe. E questo è il momento della bellezza che viene fuori quando il sole sta morendo. Tutti quanti noi possiamo vedere il sole 12 ore al giorno e tutti noi sempre ci dimentichiamo di quanto sia bello. Hai ragione, ma mi piace il sole anche durante il giorno. Tu trovi il positivo di tutto, Yuzu. Era da un anno che conoscevo, che avevo cominciato a conoscere Utsu. Era da un anno che stai distruggendo la bellissima situazione che c'è. È una situazione romantica. Tra due donne, ma è comunque romantica. Stupido programma del cavolo. Allora, avevo cominciato a conoscere Utsuru da un anno. Allora, avevo ancora un po' di difficoltà a parlare con lei a causa dei miei sentimenti, di quello che sentivo, di come mi sentivo. Ma eravamo insieme delle amiche come se fossimo dei grappoli. Bacio? Perché bacio? Vabbè, probabilmente si può tradurre in altri modi. Comunque questo è il senso della frase, spero che di non averlo stravolto. Certamente mi sarebbe piaciuto essere anche romantica con lei, ma spendere soltanto il tempo a stare insieme era carino. Che romantico. Sto amore, camiseria. Oh. Potevi dire Twilight, non Sunnet. Vabbè, fa niente. Allora. Il tramonto è una cosa vacua. Non è né giorno né notte e le persone trascorrono il tempo diciamo, il tempo, sì, a prepararsi per la notte che sta venendo. Il tramonto non è stregato né, come posso dire, né felice, come può essere probabilmente come può essere il giorno e come può esserlo la notte. È soltanto vuoto. È soltanto vuoto, completamente. Proprio come il mio nome. Ma perché dici questo? Forse perché ci vuole una cosa tipo una traduzione del nome, Utsuru. Se qualcuno sa qualcosa di voi, cosa significa, me lo dica, perché potrebbe essere un motivo di questo, eh? E il tramonto ti rende sentimentale? Io penso che Utsuru sia un grandissimo nome. Un grande nome? Io lo odio. Può essere chiamato spettro o comunque vuoto.
Mi sento più come se fossi dilaniata dalla mia esistenza. Mamma mia, ragazza. Ma a me piace come risuona, diciamo, come si sente tutto traslucido come nome, diciamo. Probabilmente si riguarda alla pronuncia, penso che si riferisca a quello. È come si abbina alla tua aria misteriosa anche. Ah, è completamente cotta. Quello è giusto. Sai, Yuzu, io sono una persona che non sarebbe dovuta esistere in questo mondo. Che cosa vorresti dire? È solo un fatto. Io sono viva ed è un errore. La mia esistenza è un ammasso di peccati? In che senso? Intendi come il peccato originale? Non mi avevi mai detto che eri cristiano, Tsuru. Non intendo niente di tutto quello. È una strada molto più concreta. Io non dovrei esistere. Allora, non sono d'accordo con quello che stai dicendo, Utsuru. Voglio dire, non ti sembra che non sarei mai dovuta esistere, una cosa di questo tipo, sia realmente un po' estremo? Noi andiamo d'accordo così bene. Se tu non esistessi, cosa farei io? Cosa avrei fatto io? Oh, che sito, che carine. Se ipoteticamente fossi morta presto o dovessi morire presto, tu poi ti dimenticherai di me. Non dire cagate. Oh no, no, ho saltato la parola. No. 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 Cosa avevo detto? Vabbè, comunque sì. Imbecille io. Comunque, presumo a questo punto che il desiderio il forte desiderio di Yuzu rappresenti comunque, sia comunque molto legato a quella ragazza. Sì, ricordo. Avevo cercato comunque proprio mentre mi stavo avvicinando a lei. Utsuru era una strana ragazza. Anche se faceva parte del suo, quella strada faceva parte, diciamo, quel suo modo di essere faceva parte del suo fascino. Molte delle mie memorie di Utsuru sono tornate ora. E ora so che queste erano importanti memorie per me. Non ricordo ancora della mia morte, ma sento, ma la sto sentendo. Sto sentendo che diciamo che è vicina. Io ricordo qualcosa di prezioso su Yuzu Hanasaki. Io sto ricordando qualcosa di prezioso su Yuzu Hanasaki. E beh, è una buona cosa. Ed è tutto grazie a te, Mishiro. Veramente, grazie tante. Oh, lo so. A proposito, prendi questa. Abbiamo due chiavi misteriose. Perché ce le avranno date? Finale alternativi, yeah! Ok, torniamo indietro. Dimmi ogni cosa che ti pare quando torniamo indietro. Molto, molto bene. Siamo a due specchi con lui e due specchi con lei. Molto, molto bene. Bene ragazzi, se vi è piaciuta questa parte, lasciate un mi piace, un commento e ci vediamo nel prossimo episodio. Yau!